Oggi ho fatto 5 km di corsa per dire che il vlog di Andrea Cagno sul razzismo mi ha... Mi attacco dicendo il vlog di Andrea Cagno sul razzismo mi ha toccato nel profondo, ma principalmente perché non sapevo che lui si intendesse di macinima, come robe lì. È una cosa che non mi aspettavo da lui ed è interessante. Da quel poco che è stato ritagliato e messo dentro al vlog si vede che lo stile è sempre quello suo dei video, quindi... quel montaggio, quel voiceover, quel... No, il voiceover mi sa che non c'era perché sono animali che corrono, quindi... Ah no, sai cos'è? L'avevo messo su perché lo volevo vedere. Ed è partito e ci sono questi animali che stanno andando e ci sono tutte le macchine che si scontrano ed è una roba molto... molto... E però mentre andava il video sotto... è partito un altro vlog suo dove tipo va in giro per Milano e quindi lui parlava e non me ne ero accorto e quindi pensavo che quell'audio lì fosse all'interno del corto in macinima. Tutto questo per dire che anch'io sono un fan sfegatato delle macinima. Comunque sì, razzismo uguale brutto, voto 10, iscrivetevi al canale. Questa è come una di quelle foto che qualcuno ti fa e tu cerchi di mettere la mano davanti, un po' di faccia rimane comunque e poi il tuo amico tipo ti passa il malloppone di foto che hanno fatto in vacanza e c'è anche questa e tu la guardi e tu ti ricordi del momento in cui te l'ha fatta e sei incazzato perché dici ma che cazzo stai facendo? E però la guardi bene e vedi che ti ha preso in quel momento di sincerità in cui tu sei effettivamente, cioè non sei pronto per la foto, sei soltanto un po' incazzato, sei un po'... E questa cosa traspare nella foto e nella tua testa dici ah, ma non è neanche male, è un po' misteriosa, un po' strana. Questa tra l'altro non è una mia riflessione.